parlare un altro, prego. Buongiorno a tutti, grazie per Anna Maria del Ventiso, Pino Zarrini di Firenze, sono rappresentante portavoce di un comitato spontaneo nazionale di cittadini contro la mala giustizia. E noi negli anni ne abbiamo già fatte tante, tantissime. Tengo a dire che viene usato sempre la giustizia in Italia non funziona, ma la giustizia qui, ma la giustizia là. No, non la giustizia. Gli addetti alla giustizia, magistrati e anche tanti, tanti avvocati, salvo Mosche Bianche, come l'ormai amica Anna Maria. Qualcosa ha accennato lui, gli avvocati che si mettono d'accordo, che sono già d'accordo con i giudici, perché il sistema è quello. A proposito di sistema Palamara, che è venuto fuori ora ultimamente, noi il sistema Palamara lo conosciamo da anni, da molto, perché abbiamo fatto tutto il giro. All'inizio, personalmente, singolarmente, come tanti di voi ho sentito, se mi sono assuntato, scusate, ma una cosa urgente. E dal primo tribunale alla prima procura, alla tribunale alla procura di competenza, di poi anche a CSM, alla procura generale della Corte di Cassazione, negli anni abbiamo interloquito con l'allora procuratore generale della Corte di Cassazione, Italiano Esposito, con l'allora primo presidente della Corte di Cassazione, Vincenzo Garbone, con i due presidenti delle commissioni di giustizia della Camera e del Senato, allora la Buongiorno e Filippo Verselli, con il capo di gabinetto della Procura Generale della Corte dei Conti, perché Gian Paolino era impegnato, poi è stato indagato, eccetera. Allora ci presentò Luigi Caso, il suo capo di gabinetto. Abbiamo fatto trasmissioni TV, radio, convegni, perché quei palazzi, parlo al singolare, li conosco perché facendo parte della delegazione li ho girati. Il Ministero degli Interni si dovette, e lo feci personalmente per coinvolgere altri, i soletti funzionari, le segreterie, no? I soletti funzionari che magari il Ministro non sa nulla, perché non mi voleva dare neanche il numero di protocollo. Quando ci fu l'udienza preliminare, Giacomo Ebner, il GIP, no? Ha inviato documenti eccetera, perché c'è una richiesta di archiviazione da parte del PM Attilio, non mi ricordo il cognome, all'AIP, disse adesso mi chieda quello che vuole, e lui disse queste testuali parole: no, è più che sufficiente, Zanini, può andare, dico grazie, ringrazio, poi certo che mi ha lasciato un bel macigno. Come andrà a finire? Attivato, perché il sistema a monte, anche se Giacomo Abner magari avesse avuto una buona volontà, niente. Ho dichiarato in arresto due giudici in aula, insomma, noi abbiamo fatto poche di cose. Che vi devo dire? Io ho seguito decine di casi in tutta Italia. Bisogna rendere solo questo sistema. Non è facile. Io con Ileno ci siamo già incontrati, ne abbiamo già parlato, con Anna Maria ci siamo sentiti qualche volta per telefono, oltre qualche messaggino in rete, e io spero che tutte queste cose vengano raccolte. Però faccio una domanda, scusami, chi se ne occupa? Ne parleremo. E portare avanti, perché singolarmente penso che abbiamo provato un po' tutti e non si va da nessuna parte, l'unica è, io ora dico una cosa così, è una cosa che ci stiamo, il nostro comitato ci sta lavorando da un po' di tempo,
e ne ha conoscenza Ileno da tempo, Lori Rossi e in parte anche Anna Maria, che poi ne parleremo più a fondo. Cioè un convegno istituzionale. Purtroppo bisogna aspettare la chiusura del Covid, perché la professoressa Catalina, che volevo... No, c'era una cosa che interessava parlarne con lei. Però siccome c'è l'allarme Covid, bisogna aspettare che deliberino le aule in Montecitorio, quella dei convegni. Ecco, sto aspettando questo e per questo convegno istituzionale, con non solo, diciamo, le doglianze di noi cittadini, ma anche con delle proposte che dovrebbero risolvere un po' il tutto. Naturalmente questo non mi esclude di partecipare anche ad altre iniziative, perché come dico a tutti, tutto falso. Perché se sono venuti fuori questi... Allora, se voi, qualcuno più anziano di voi, vittima di mala giustizia, fino a 2-3 anni fa era impensabile leggere o sentire che era stato arrestato un magistrato. Da 3-4 anni qua ogni tanto viene fuori qualcuno. Io penso, sono convinto, che questo è avvenuto e sta avvenendo anche con Palamare e altri, grazie a noi cittadini che da anni abbiamo avuto non il coraggio, la normalità di rendere pubblici nomi e cognomi di quei magistrati o avvocati che per noi, a un'attenta lettura delle carte, sono nient'altro che dei delinquenti facendo parte di un'associazione a delinquere di stampo mafioso. Perché, eccetera, questo è. E poi c'era una cosa che mi interessava, scusi, non anche la professoressa, ma... Scusate, c'è una cosa che mi sta molto a cuore.